tossiche, dunque attenzione al massimo in attesa di ovviamente avere anche i dati da parte dell'ARPA che arriveranno soltanto tra alcuni giorni, anche se già ARPA Lazio dice che tutto rientra nella norma. Il benvenuto all'avvocato Ezio Bonanni, che è presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Avvocato, buon pomeriggio e grazie di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio anche a voi e grazie. Osservatorio nazionale dell'amianto che si costituirà parte civile, ma che ribadisce anche se dovesse essere confermata la presenza di materiali in amianto, specialmente nelle coperture, sui capannoni, allora i danni sarebbero irreversibili. Quali sono i rischi ai quali vanno incontro i cittadini? Io intanto spero che non ci sia amianto in questo sito industriale, perché se ci fosse amianto evidentemente le fibre sarebbero ormai sparse per un'ampia area a sud di Roma, e con un rischio che quindi coinvolgerebbe decine e decine di migliaia di persone, e queste esposizioni si sommerebbero ad altre e di altri cancerogeni, e quindi arrecherebbero ulteriore pregiudizio alla salute. Ricordo che per quanto riguarda l'amianto non esiste una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla, e che per il mesotelioma, che è la patologia tipica dell'amianto, possono passare anche poche fibre per determinare anche dopo 20, 30, 40 anni l'insorgenza di una patologia che purtroppo nel 95% dei casi è mortale nell'arco di pochi mesi, una volta che viene diagnosticata. Ecco perché come Osservatorio Nazionale Amianto abbiamo da tempo chiesto che si imponga la bonifica di tutti i siti laddove è presente amianto, e specialmente i siti dove c'è il pericolo di incidenti e in particolare di incendi. Purtroppo queste nostre richieste rimangono inascoltate, nonostante l'amianto mieta solo in Italia più di 6.000 morti ogni anno e nel mondo più di 107.000 ogni anno. Ecco, lì quindi ci arriviamo tra poco, avvocato, mi scusi se la interrompo, perché è arrivata comunque nel pomeriggio una nota che è bene ovviamente ribadire anche ai nostri telespettatori, certo, a chi ci ascolta, da parte dell'amministratore delegato della società EcoX, che vuole rimanere anonimo, che esclude che nello stabilimento ci fossero rifiuti pericolosi, dice sul tetto non c'era amianto. Io spero per tutti che sia così come dice l'amministratore, lo spero di cuore, perché mi sentirei in parte rassicurato. Comunque come ONA noi faremo le nostre investigazioni, c'è il nostro reparto investigativo della Guardia Nazionale Amianto, che è un dipartimento specifico della nostra associazione, faremo le nostre verifiche, però dico subito all'amministratore. Esatto, l'allarme rimane, perché poi in sostanza questa notizia ci diceva dei numeri che in realtà ci raccontano una strage in Italia. Esattamente, una strage silenziosa che parte dalle scuole. Noi abbiamo denunciato la presenza già dal 2012, la presenza di 2.400 scuole con amianto nel nostro paese, con esposizioni di circa 350.000 tra gli studenti e 50.000 tra personale insegnante e personale amministrativo, presenza di amianto negli ospedali, presenza ubiquitaria dell'amianto in tante applicazioni, e purtroppo la incapacità delle istituzioni a far fronte a questa emergenza. Ecco, ma dopo il caso Eternit, questo piano di bonifica proprio dell'amianto, ci ha raccontato dei dati del 2011, ad oggi quanti edifici sul totale sono stati effettivamente bonificati? Un numero minimissimo, consideri che negli ultimi, da quando è stata approvata la legge che mette al bando l'amianto, dei più di 40 milioni di tonnellate di materiali che lo contengono, solo circa 500.000 tonnellate sono state bonificate, meno del 2% in 20 anni. Poeri, che è il presidente dell'INPS, ottimisticamente ha sostenuto che ci vorranno 85 anni per bonificare. Noi diciamo che proseguendo a questo ritmo ce ne vorranno 850, ma anche se ce ne volessero 85 di anni, considerati tempi di latenza 20, 30, 40 anni, noi avremmo per i prossimi 130 anni delle patologie a spesso correlate. Questo è francamente inammissibile e inconcepibile e inaccettabile. Anche perché già tanti anni stanno passando, l'amianto sappiamo è resistente al tempo, se non provoca ovviamente nessun tipo di conseguenza o di problema alla salute se rimane intatto, ma
più passano gli anni, più può essere esatto, che si degradi. Bravissima, bravissima. Lei ha praticamente centrato il problema, perché con gli agenti atmosferici, il passare del tempo e quant'altro, è chiaro che c'è lo sbriciolamento di questi materiali di amianto. È davvero preoccupante questa situazione, ovviamente per quanto riguarda tutto il suolo nazionale, ma certamente sarà poi da chiarire se effettivamente queste particelle nell'aria ci siano oppure no, e ci auguriamo veramente che questo non avvenga. Spero che in questo caso non avvenga. Comunque, in ogni caso, abbiamo migliaia di vite umane che ogni anno si spengono solo di mesoteliomi. Ne abbiamo censiti 1900, l'INAIL che pubblica il rapporto RENAM 1520 per il 2011, il trend è in aumento, poi ci sono tutte le altre patologie, più di 6.000 morti l'anno, diciamo che ciò non può essere accettato. Avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, grazie davvero per essere stato con noi per TGCOM 24. Grazie a voi, buona serata.